Sì, aspettiamo un attimo. Sì, è vero. Allora, Allora, facciamo. nel frattempo mi presento, sono Carlo, sono a gestire la diretta qui da Lucca. Non c'è nulla, c'è il Saluto a cartello. tutti. Allora, Ciao, sono naturalmente, adesso si pensa che la cerchiamo una tecnologia è in grado di figura risolvere tutto, ma è quella che ragazza, offre siamo maggiori sicuri, problemi. siamo sicuri, Quindi basta, in giusto, questo momento non abbiamo possibilità di andare in diretta su YouTube. ok, perfetto, Registreremo questo evento perfetto. per mandarlo appena possibile. Quindi registriamo tutto. Ok, allora io vi E mando ditemi voi questo quando link partire con la qui sigla nella chat di e Meet quando e iniziare andiamo a la vedere registrazione. sullo E la streamer sigla dura cosa pochi secondi. ci servirà poi per fare la diretta. Come si è bloccato? Si è sbloccato. Scusate, ma io sento Luca Comics, Sì, non so perché. ok. Anche io sto sentendo qualcosa che non sentivo. Pronto? Silenzioso. Sentite? Pronto. Sì, Luca Aspetta. Comics? Sto silenziando. Ah, ok. Ok, va bene. Te li continuo ad ammettere, Zoe? Sì, mano a mano li sto mettendo. Ah, ok. Scusate, però magari fra un po' saremo super esperte. Esatto. Beh, allora magari nell'attesa io vi metto intanto vi metto il nuovo libro di Giulia, così lo sfogliamo insieme. Adesso, ok. Siamo qui per presentare Neve, neve, ancora tanta neve di José Cermeño e illustrato da Giulia Pintus per la Biblioteca della Ciopi. Quindi, mentre aspettiamo ancora 2 minuti, io intanto lo sfoglio sul mio schermo così potete guardarlo un attimo. Dopo lo sfoglierò comunque. Scusate, chiamo qui dalla regia di Lucca. Ditemi voi quando iniziare la registrazione, perché siete già partiti, volete che registri oppure sono prove tecniche? Ma state Allora, parlando con noi di Logos? questa Perché non riesco a sarà la capire. Regia nostra di Luca. piattaforma. E certo, con chi? Ah, Sono in ok. diretta in Zoom con voi. Zoe, tu ne eri al corrente? Perché non lo sapevamo. Non lo Ok. sapevamo. No, allora io sto facendo un intrattenimento di 2 minuti. Se volete partiamo Ditemi voi adesso. quando volete che inizi la registrazione. Allora, partiamo adesso, va bene Giulia? Sì? Ok. Ok, Possiamo chiedere di registriamo. silenziare però, per favore, grazie Senza che si senta. mille. Allora, stop share. Ok. Bene. Allora, buonasera a tutti. Io mi chiamo Lina Vergara, sono l'editore Logos Edizioni e con me stasera c'è Giulia Pintus, che è una giovane illustratrice di Piacenza, che con noi collabora moltissimo e molto bene anche. E siamo qui per presentare l'ultimo suo libro, che è illustrato per la Biblioteca della Ciopi, una collana Logos Edizioni, che si chiama Neve, neve, ancora tanta neve. Ho qua la copia fisica, appena uscita dalla tipografia. È scritto un libro scritto da José Cermeño, illustrato appunto da Giulia. Allora, questo libro abbiamo voluto presentarlo in questo contesto perché per noi è molto importante in quanto è una storia molto semplice, molto divertente di un piccolo paese dove per giorni e giorni non smette di nevicare. Nevica, nevica, nevica così tanto che ad un certo punto la città è completamente coperta dalla neve. E l'unico modo di vedere i vicini è quello di affacciarsi sui comignoli e guardare al di sopra dei tetti gli altri vicini che si affacciano anch'essi. E naturalmente tutto è bloccato, non si riesce più a far nulla, anche i genitori si trovano in una situazione un po' molesta perché insomma hanno le loro cose da fare, vorrebbero anche che i figli tornassero alle loro occupazioni scolastiche e attività varie. E la neve, per fortuna, ad un certo punto smette, si scioglie e la città torna alla normalità, ma in bianco e nero, perché la neve sciogliendosi si è portata via tutti i colori. Cosa succede? Che i grandi, dopo tutti questi giorni bloccati a casa, devono comunque ritornare alle loro occupazioni perché hanno tutto il lavoro in ritardo, insomma, hanno milioni di cose da fare.
il sindaco è disperato, allora prende una serie di barattoli e li consegna ai bambini e chiede loro per favore di ridipingere la città, di ridare il colore alla città. Ma sono bambini. E i bambini naturalmente con i colori in mano la ridipingeranno, ma come meglio credono, come meglio vogliono e come loro vorrebbero che fosse questa città. Quindi niente a che vedere con i colori che hanno in mente gli adulti, che probabilmente si sono anche dimenticati di quando erano bambini, e quando rientrano dal lavoro e si trovano magari un gatto color argento, inizia il pandemonio. Questo libro, come editore, e grazie all'aiuto di Giulia, ho deciso di pubblicarlo perché secondo me è fondamentale in un momento in cui si parla di cultura, in cui si parla di patrimonio artistico, rivalutare anche quello che significa l'arte, quindi la libertà di esprimersi attraverso il colore liberamente, la libertà di disegnare per i bambini, la libertà di essere per i bambini. E di farlo in modo scherzoso, perché non so, adesso poi lascerò anche la parola a Giulia, però almeno a me è sempre capitato, tutte le volte che sono entrata in contatto con dei bambini, anche in contesti scolastici o con adulti, più di una volta, con i miei stessi figli, ho visto proprio la frustrazione di questi bambini che davanti a un foglio bianco decidono di, che ne so, l'esempio più banale, di fare il cielo verde, e immancabilmente arriva un adulto che dice: no, caro, il cielo è azzurro, hai sbagliato, lo devi fare azzurro. Oppure la tigre è gialla, le zanne e le strisce nere sulla schiena. Ma è un disegno. Se non siamo liberi di sognare, di esprimerci liberamente sul foglio di carta, almeno sul foglio di carta, cos'altro ci rimane, no? A parte che è il principio dell'arte. E per questo anche ho chiesto a Giulia di illustrarlo, perché volevo che desse il giusto tono alla storia, sia in termini di gioventù e freschezza, perché deve essere un libro per i bambini, ma anche perché lei, come adesso vi racconterà, come tutti gli artisti d'altronde, su questo argomento ha molto da dirci, no? Vai Giulia. Infatti, allora, intanto quando mi hai chiesto di illustrare questo libro, a parte che mi è piaciuta da subito la storia un sacco, e poi sì, mi ci sono un po' rivista, e come dicevi, infatti anche a me, sulla mia pelle, ma anche vedo facendo i corsi, che ci sono questo genere di cose che, cioè, queste regole insomma, che si danno ai bambini. Sul gruppo, se ne porta sul gruppone anche per anni. Mi è venuto in mente, per esempio, un corso che stavo facendo con la biblioteca della Ciopi, e una volta questo bambino stava dando un albero, il rosso e il verde, e ha fatto un misto di questi tre colori. È venuto fuori una specie di color gorgonzola, più o meno. E di fianco il suo amichetto lo guardava e gli fa: guarda che hai sbagliato, perché l'albero è marrone, non è di questo colore, perché l'hai fatto così? E lui gli ha risposto: ma perché c'è il muschio? E mi ha fatto strano, perché effettivamente, cioè, poche volte un bambino magari quando disegna, non so, un albero o qualcosa, quando disegna qualcosa, raramente ha in mente qualcosa che ha visto veramente. Cioè, in questo caso questo bambino stava disegnando un albero che aveva veramente visto, cioè, quindi aveva veramente osservato un albero, aveva visto che c'era il muschio, che c'erano delle macchie di diverso colore. E invece spesso quando uno disegna un albero, disegna l'idea dell'albero, e questo è un po' limitante, perché limita il bambino. E poi da adulto, se poi questo bambino vuole fare un lavoro creativo, o comunque sì, un qualunque lavoro creativo, il fatto di non assorbire, di non osservare quello che gli è intorno, lo ostacola. Infatti spesso
quando poi uno vuole approcciarsi al mondo creativo cerca un po' di abbattere, no, il muro di queste regole che sono sempre state molto chiare nella mente di tutti. Ma al di là del lavoro, scusami se ti interrompo, ma al di là che, secondo me, al di là che una persona poi abbia un lavoro creativo o meno, credo che sia fondamentale riuscire a esprimere quello che vede, quello che non vede, quello che sente, quello che non sente. Non penso, cioè, tutti noi abbiamo una forma di espressione che ci permette di liberarci, e in questa forma di espressione dobbiamo avere la possibilità di esercitare anche quello che è la fantasia o il sogno, no? E il modo di esprimerci. Perché ad esempio tu, Giulia, da bambina, come hai vissuto questa necessità di esprimere il tuo sogno, di esprimere la tua fantasia, e come l'hai trasformata poi nel tempo, diventando adulta, in una realtà, no? Come... Allora, da piccola mi è sempre piaciuto disegnare, e ho avuto la fortuna che a casa i miei genitori mi hanno sempre lasciato molto libera su questo punto di vista. E quindi non mi hanno mai detto no, è sbagliato, no, cioè riguardo al libro, cioè scusami, ai disegni, ai colori e ai disegni in generale, non mi hanno mai detto, dato queste regole. Però a scuola, come in tutte le altre attività che facevo fuori, c'era spesso questa cosa, no? Che spesso mi dicevano: guarda che hai disegnato, hai colorato fuori dal bordo, queste cose qua. E immancabilmente c'erano sempre le maestre che mi dicevano: ma i tuoi genitori, perché i miei genitori sono decoratori. E la frase che mi sono sentita dire sempre è stata questa: ma i tuoi genitori sono decoratori, tu però hai colorato male, visto che hai sbagliato qua, e mi dicevano tutti i vari errori che avevo fatto nel disegno. E io me la vivevo un po' male, perché comunque, cioè, mi facevano sentire queste cose sbagliata e anche magari non all'altezza, no? E quindi un pochino, cioè, me le portavo a casa, insomma, queste cose. E però dall'altra parte c'erano i miei che comunque, cioè, quando io gli spiegavo cosa era successo, tutte queste cose, mi hanno sempre tenuto ben chiaro la cosa che se era un mio disegno potevo un po' decidere come volevo, insomma, quello che mi faceva esprimere. E sì, questo penso che sia stata una fortuna, perché poi anche poi negli studi più avanti il fatto di sentire il dovere di fare determinate scelte, cioè è difficile poi riuscire a sentirsi pienamente liberi nelle scelte dello stile, dei colori. Cioè, quindi pensi che questa libertà che ti hanno dato i tuoi genitori ti abbia aiutata poi a sviluppare quella che è la tua arte, no? La tua personalità nel disegno? Sì, quello sicuramente. Sì, sicuramente sì, ho avuto questa fortuna, però conosco anche tanti illustratori che questa fortuna non ce l'hanno avuta e con la loro mazzetta si sono messi a rompere quel muro che qualcuno gli aveva costruito intorno e poi ce l'hanno fatta, però è comunque un lavoro duro da fare se partendo con queste basi. Ma tu come hai deciso di diventare illustratrice? È stata una cosa che è venuta così per caso o c'è stato proprio una crescita d'identità, un'evoluzione di un sogno? Cioè, lo pensavi fin da bambina oppure ad un certo punto hai detto ma sì, perché no? Cioè, com'è stato? Persa? Mi sa che la connessione non è... Mi senti? Io ti sento, ti vedo bloccata ma ti sento, quindi magari parla. Pronto? Ok, no, che avesse a che fare con il disegno. Sai che si sente intermittenza, Giulia. Una parola sì e 10 no. Adesso sì, adesso sembra di sì. Vediamo.
No. Tutto fare un separe con il disegno. Come? Mi senti adesso? Sì, adesso sì. Ok. Non pensavo di fare illustratrice all'inizio semplicemente perché non sapevo che esistesse questo lavoro, cioè non mi ero mai posta il problema. Però ho sempre voluto fare qualcosa che fosse inerente con il disegno, anche se finite le superiori mi era venuto in mente di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti a scultura. E poi però, sempre durante l'anno scolastico, avevo visto questo concorso di illustrazione e allora ho detto vabbè, proviamo. E in realtà non sapevo niente sull'illustrazione, infatti ho fatto più un fumetto che un'illustrazione, era una cosa ibrida, diciamo. E ho partecipato a questo concorso e ho vinto il primo premio, che consisteva nell'anno di scuola, la scuola di comics, di illustrazione. E così ho partecipato, cioè ho detto vabbè, ok, l'ho vinto, facciamo sta prova, e ho provato quel primo anno e cioè mi si è aperto un mondo, perché mi sono innamorata davvero dell'illustrazione. Che poi non è tanto sbagliato quello che hai detto all'inizio, perché come? No, pensavo mi aveste persa, che avevo parlato per niente. No. Nel senso che non sapevi neanche che esistesse l'illustrazione come lavoro. Non è tanto sbagliato, perché c'è tanta gente che non sa che è un lavoro, che è un'illustrazione, che è una possibilità, che è una forma d'arte anche. Cioè, c'è un'idea abbastanza, come si può dire, abbastanza brumosa su quello che significa, su quella che è la parte illustrata del libro per bambini. E anche negli ultimi 10 anni, 15 anni, il libro illustrato per bambini ha preso forza e ha un significato nel mercato editoriale, e quindi interessa a qualcuno, perché genera un determinato movimento di soldi. Però prima, sì, diciamo che era una forma di distrazione e poco più che disegni semplicemente da colorare. Quindi, e mi piace sempre quando parlo con te, perché hai questo modo così un po' ingenuo di dire le cose, ma andando giusto dritto nel punto, in modo molto semplice. Hai chiarito una situazione che era la tua, ma che è di tanti altri, perché adesso un po' nell'ambito e nell'ambiente si sa che è un lavoro, ma prima non necessariamente. Giulia mia, stavo dicendo che Giulia mi ha mandato una serie di illustrazioni che, se volete, adesso vi condivido, così intanto lei ve le commenta, per farvi vedere anche quello che è il suo lavoro al di fuori da quello che, cioè, con le sue illustrazioni singole, che non hanno a che vedere, diciamo, con un testo che comunque anche lei scrive, perché con noi ha pubblicato Buonanotte Cipollina, che è il suo stile filastrocche che disegni, ma anche ha un suo mondo per immagini singole. Sì, si distaccano un pochino forse dalle cose per i piccoli, però comunque mi ci trovo bene in entrambi i casi, cioè parlare, illustrare per i piccoli o illustrare per i grandi. Però sì, questo per esempio forse è quello un po' più, non so, un po' più ansiosa rispetto alle solite illustrazioni che faccio. E infatti parla dell'ansia, e l'ho fatta recentemente, visto il periodo mi sembrava dovevo far uscire questa cosa, insomma. Però sì, ecco, in generale mi piace trasportare con l'illustrazione, mettere un po' di lato psicologico, cioè mi piace far vedere il lato psicologico delle persone, dei personaggi che illustro, ecco. In questo caso è il tuo, giusto? In questo caso sì, era un momentino simpatico, sì, tipo un momento di ansia, e ho pensato di metterla giù così. Però sì, quasi tutte, devo dire, le illustrazioni che faccio senza una linea di testo sono ispirate a un mio stato d'animo. Vado avanti.
Puoi dirmi anche tu, vai avanti, io mi muovo. Ah, sì. Questa è la signora delle stelle, no? Come... Sì, poi alla fine il pensiero che avevo fatto era sui desideri, però in realtà in generale a me piace un sacco fare i notturni, proprio anche per un livello, cioè a livello stilistico, mi piace proprio la luce così, e quindi cerco sempre, cioè li faccio spesso, mi piacciono. E, vai avanti che non mi ricordo più cosa c'era sotto. Ah, questo è l'albicoccole. Ah, un'altra cosa che mi piace, infatti mi sono super divertita quando ho fatto Buonanotte Cipollina, è fare dei giochi di parole. E in questo caso questa tavola si intitola Albicoccola e sì, mi diverto un poco in realtà. Poi pure giù. Ah, questa l'avevo fatta per la festa della mamma e avevo illustrato un momento che mi ricordavo con la mia mamma, perché lei aveva questo laboratorio insieme a mio papà, dove io dopo la scuola andavo, aspettavo che finissero di lavorare loro e stavo lì. E quindi, sì, insomma, diciamo che ecco, come dicevo prima, ho sempre voluto fare un lavoro creativo, però magari all'inizio, non avendo tanta idea di cosa ci fosse in giro, mi aspettavo di fare una cosa più simile a quella dei miei genitori, quindi decorazione, scultura, questo genere di cose. Certo, bello. Poi, ho scoperto che in realtà di lavori creativi ce n'è tantissimi, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Beh, ad esempio io ho mio padre che legge bilanci come se fossero romanzi, tutte le volte mi lascia stupita, perché per me sono la cosa più noiosa del mondo, invece per lui è quasi poesia. Eh sì. Sì, volendo si può essere creativi in tutto. Continua pure. Eh sì, vero. No, niente, questa l'ho fatta in pieno lockdown. Tra l'altro, ecco, a proposito, in pieno lockdown penso di essere stata nel mio massimo della creatività, non so perché, probabilmente la solitudine un po', non so, fa uscire qualcosa. E questo tra l'altro è un esempio di cielo verde, per esempio. Sì, vai bello pure. Questo. Grazie. Questa anche... E un altro notturno che... Anche questo l'hai disegnato per il lockdown? Sì. Durante il lockdown? Quasi tutto. Ho fatto un sacco di cose durante il lockdown, di disegni. Poi a lavorare non riuscivo tanto a concentrarmi, però questi mi venivano facilmente. E come mai pensi che sia stato così? Beh, penso che... Sì, in generale, non so se a tutti, però a me quando è un momento di un po' malinconico mi viene meglio, perché forse sono più a contatto con me stessa, non lo so. È una cosa che sto parlando anche con dei miei colleghi, anche a loro succede, quindi penso sia una cosa abbastanza tipica, però sì... Probabilmente per quello, perché c'è più connessione, invece quando sei felice sei più a contatto con l'esterno, no? Invece quando sei un po' più malinconica sei più a contatto con te stessa e quindi fai uscire più cose. Potrebbe Forse sentivi questo. Anche la necessità di esprimere, no? Sì, anche. Devo dire che effettivamente durante il lockdown, anche coi social così, c'è stato... molta condivisione e questa cosa mi ha fatto strapiacere e tra l'altro ho conosciuto un sacco di persone che poi cioè con cui ho avuto affinità da subito tramite Instagram, quindi e sì, è stata una scoperta. Da davanti? Mi sa che c'è. Questa è l'ultima, direi, sì. E questa? Perché io questa l'ho guardata e dicevo, ma cioè, si posso dare una mia interpretazione, come ognuno di noi interpreta quello che vuole, come vuole. No? Mi piacerebbe sentirlo da te.
Allora, era, tra l'altro, Lina, era un progetto che mi piacerebbe proporti in futuro. E no, praticamente parlava, era una serie, fa parte di una serie che parla di, dell'amore in varie sfaccettature. E questa era le farfalle nello stomaco, c'era una serie di illustrazioni sulle farfalle nello stomaco. Diciamo che era una visione dell'amore non troppo felice, diciamo, un po' drammatica, però comunque si parlava del fatto di come mantenere le farfalle, cioè come far restare la sensazione delle farfalle nello stomaco, no? E quindi c'erano vari modi per mantenere le farfalle nello stomaco, e questa era tipo metterle sotto formaldeide. Sì, è cattiva, nella... cioè, okay. come fare a mantenere la sensazione di innamoramento iniziale, intendi? Esatto, sì. Allora hai deciso di ucciderle, di attaccarle con gli spilletti in una corrente. Scusa. E che carina, esatto. Come idea. Molto romantica. Era un po' poco romantico. Bene. Allora, per quelli che non hanno visto all'inizio, adesso l'ho fatto un po' disordinato, scusate, ma io non sono un'esperta di live. Probabilmente questa settimana farò molta pratica. Allora, vi faccio vedere brevemente quello che avrei dovuto fare all'inizio mentre spiegavo la storia. E sulla chat, tra l'altro, vi volevo ricordare che siccome... intanto un grande peccato che quest'anno non riusciamo a fare Lucca Comics, perché per noi è sempre stato un momento... di incontro, soprattutto con gli illustratori e il loro pubblico che viene a trovarlo sempre allo stand, è un saluto annuale, un incontro, e l'occasione anche di guardarli al lavoro e di comprare le copie dedicate. Per questo oggi, durante questo live, Zoe, che è la nostra regista, sulla chat metterà un codice acquisto che vi darà la possibilità, comprando il libro su libri.it, di riceverlo a casa con la dedica di Giulia, come se foste allo stand, ma senza stringere la mano, senza guardarla mentre fa il disegno, oppure di comprare gli altri libri di Giulia con uno sconto. Allora, questo è l'ultimo, neve, ancora tanta neve, ci arriva, è arrivato stasera dalla tipografia. È una storia da leggere a letto, perché fuori potresti prendere freddo. Come vi dicevo, è la storia di un piccolo paese in cui inizia a nevicare e continua a nevicare all'infinito. Tutte le persone restano bloccate in casa ad un certo punto, ma continua la neve imperterrita. L'unico modo di vedere cosa succede è affacciarsi al caminetto e finché ad un certo punto tutto scompare, perfino i viaggiatori che stanno cercando la città passano oltre perché non la trovano, guardano nella mappa dove si trova e vanno sempre un po' più in là. Ad un certo punto finisce di nevicare, la neve tutta si scioglie e la città diventa improvvisamente bianco e nero. Allora... il sindaco chiama, raduna tutti i bambini e gli chiede: per favore, abbiamo bisogno di voi, aiutateci a ridipingere tutta la città, e distribuisce pennelli e secchi a tutti. Naturalmente dipingere è la cosa più bella del mondo, i bambini dipinsero e spennellarono tutta la mattina fino all'ora di pranzo e poi anche più tardi, senza che nessuno disturbasse e interrompesse, perché dopo tutti quei giorni di chiusura naturalmente gli adulti erano troppo impegnati a lavorare. E così fu che Alberto dipinse i pini di viola e Sara ricoprì le betulle di blu. Qua, adesso non riesco a leggere, i tetti diventarono verdi. Agnese e Paola dissero che la scuola sarebbe stata molto meglio a Pallini e nessuno le contraddisse. E la città divenne bellissima, mille volte più bella rispetto a prima della nevicata, quando era dipinta con dei quei colori banali.
Purtroppo arriva l'ora in cui gli adulti escono dai loro uffici e dalle fabbriche e iniziano i problemi. Si misero le mani nei capelli, finirono con il sedere per terra per lo spavento e altri urlavano arrabbiatissimi, senza contare il terribile ingorgo provocato dalle luci dei semafori dipinte tutte di blu. Ma alla fine la città non ha soluzione, anche se gli adulti si arrabbiano, il sindaco qua lo vedete tutto preso a cercare di togliere la vernice che hanno messo i bambini, non è possibile, quindi non resta altro che tenersela così com'è e aspettare la prossima nevicata, il prossimo anno. Quando tra l'altro, una cosa che volevo dire. Sì. No, che una cosa che ho cercato di fare in questo libro è di renderlo un pochettino più inclusivo, perché mi è capitato con Solletichino, credo, no, con Stirellina, una ragazza che l'aveva comprato mi ha detto che mi ha ringraziato perché sua figlia aveva un sacco di lentiggini e non le piacevano. E ha visto che nel libro la mamma e la bambina avevano le lentiggini e mi aveva ringraziato per questa cosa, io non ci avevo mai pensato. E allora ho detto, nel prossimo libro ho pensato di farò una cosa un po' più inclusiva mettendoci tanti tipi di bambini diversi, che effettivamente, cioè già un po' lo facevo, però dopo che mi hanno detto questa cosa ho fatto attenzione e è stato ancora più divertente tra l'altro. Beh, in genere tutti i tuoi personaggi sono comunque fuori dai canoni estetici tradizionali, no? Cioè tu fai delle bellissime donne anche molto piene, cioè, individui il romanticismo e l'amore, non so, mi viene in mente anche Attilio, che è un personaggio bellissimo, romanticissimo, di cui tutte ci innamoriamo, ma un signore molto grasso, con una zona enorme. Però bello lo stesso, cioè tu riesci a dare la bellezza anche in quello che normalmente non si definisce tale. Beh, grazie. Questo libro mi diverto. Sì, penso che forse la base di tutto sia quello, lavori divertenti. Giulia è non solo illustratrice, ma anche imprenditrice. Ha una, come si chiama, una società. Che si chiama sì. Foglia al Vento, a Piacenza. Si può definire una bottega? Perché può essere una bottega, no? Si può definire, sì, noi diciamo laboratorio, però sì, laboratorio. Va benissimo. Ci vuoi raccontare sì. Che cosa fate? Perché comunque, questo perché tante volte io conosco dei ragazzi che si fermano all'idea, sì, aspetto un testo, lo illustro, però in realtà il lavoro dell'illustratore può andare anche oltre, cioè a mille possibilità. Se ci vuoi raccontare, Giulia, brevemente, e dopo lasciamo la parola al pubblico nel caso ti vogliano fare delle domande. Ok. No, sì, io penso al lavoro dell'illustratore in generale in modo... cioè, io credo che sia un lavoro molto versatile, cioè ci sono tante cose che può fare un illustratore. Io per prima, oltre a fare i libri, lavoro anche per privati con Foglia al Vento, appunto, uno stile diverso, abbiamo creato questo stile io e la mia socia Alessandra Santelli. E lì lavoriamo per privati. E prima facciamo... Vai un po' e vieni, non è molto buona la connessione. Non ti sentiamo, Giulia. Non si è sentito niente, lo ridico? Adesso sì, riparti. Ok. No, dicevo che vedo il lavoro di illustratore in un modo molto versatile, nel senso che io come illustratrice, oltre a fare i libri, faccio anche tante altre cose che comunque vedo fanno sempre parte del mio lavoro e mi piacciono ugualmente. E tra queste c'è appunto il lavoro che ho con lo studio Foglia al Vento, che ho insieme alla mia socia Alessandra Santelli,
In questo studio noi facciamo principalmente ritratti, lavoriamo per privati, con uno stile diverso da quello che facciamo per i libri, che Alessandra illustra libri per conto suo, io per conto mio, e poi insieme facciamo questa cosa per privati. E facciamo principalmente ritratti, prima quando si poteva facevamo anche i corsi, adesso ci siamo fermate un attimino, però principalmente facciamo questo. Ne fate tanti e di poi ritratti? Mi sono dimenticata. Sì, non ci aspettavamo che funzionasse, però in realtà diciamo che ci ne facciamo 4 al giorno, quindi. Beh, non è male. Quindi c'è tanta richiesta. Bene, io non so se qualcuno... Beh, è comunque un lavoro, cioè, ti mantieni, vivi bene, ti sei, no? Non vivi più con sì, i tuoi genitori? Sì, cioè... no. È una professione. Sì, è il mio lavoro. E se qualcuno vuole fare delle domande... Zoe, che legge la chat, abilita i microfoni, mi sembra di aver capito. Sì. Quindi se volete... Nessuno. Nessuno. Cosa? C'è qualcuno? Timidi. Ah, Olmo ha una domanda, a quanto pare. Zoe, riesci a abilitare Roger, per favore? Ciao, Roger. No, Zoe non ci... Stiamo cercando di sbloccare Roger. Ah. Se mi ascolta? Sì, ciao. Vale. La mia domanda è, sì, può essere una domanda assurda, ma... la tua vita in generale, la realtà, ha gli stessi colori che le tue disegni? Allora, la mia vita non lo so. Perché la paletta cromatica è la stessa. Quello che si vede sul tuo social, che si vede ora, e quello che si vede sulle tue disegni sono gli stessi colori. È una domanda assurda, ma è una curiosità. No, no, è vero, però la mia casa è, ho usato la mia stessa palette dei colori, li ho fatti proprio io, quindi sono quelli, e i vestiti pure, quindi sì, dai, diciamo che in generale cerco di mantenere la stessa palette. Sì, anche i capelli sono a tono. Sì, è vero, guarda, senza farlo apposta ormai. Mamma, è sempre, l'ho visto ed è curioso, strano, sì. Valica. Volevi domandare qualcos'altro, Roger? No, dal momento no. Ah, ok. Poi abbiamo Zoe, abbiamo Giuseppe e Barbara Cavalieri anche. Ciao. Ciao, Giuseppe. Allora, volevo chiedere, in questo libro, tra i personaggi, c'è qualcuno che è ispirato a persone che esistono nella tua vita? O che comunque è incrociato in qualche modo? Sì, okay, in generale quindi... mi piace, per creare il personaggio, mi piace prendere spunto dalla realtà. Quindi capita, sì. Nel senso che ti ispirano dei passanti o proprio conoscenti? Cioè, è un livello di conoscenza? Sia... Dimmi. Sì, in entrambi i casi, sia i passanti che quando vedo qualcuno che mi piace esteticamente, ma proprio a livello di volumi, mi viene istintivo disegnarlo e me lo ricordo. E non posso farlo lì sul momento, ma poi me lo tengo in mente e lo rifaccio. E qualcuno che conosco, sì, probabilmente c'entra dentro anche loro. E grazie. Ciao Giuseppe. Barbara Cavaliere. Ciao. E mi sentite?
Complimenti per il libro, perché è veramente bello. E, bene, mi sentite? Sì. Ok. Sì, perché ho internet un po' debole. Comunque, no, volevo farle i complimenti per il libro, perché è veramente bello. E soprattutto le illustrazioni, disegno molto anch'io, e appunto per questo motivo volevo chiedere a Giulia se ci sono artisti o illustratori a cui lei si ispira maggiormente per il suo stile. Cioè, c'è sempre qualcuno da cui prendiamo spunto. E te hai qualcuno in particolare che ti piace molto, che diciamo come punto di riferimento? Qualche illustratore, intendi? Scusa, ho sentito un po'... Perché te la scrivo per chat? Che... Ti diceva Giulia che ha... Che se hai qualche illustratore di riferimento che sì. Hai, che ti senti a cui ti ispiri, sì. Sì, a cui ti ispiri per il tuo lavoro. Allora, ne ho tanti e tra l'altro molti sono gli stessi illustratori di Logos, che infatti tipo Roger e anche Bessoni, Stefano. E infatti quando ho iniziato a vederli in fiera, ciao, sono impazzita. Comunque, a parte loro, anche Monica Barengo, che mi ha un po' ispirata dall'inizio, perché lei è una ragazza, cioè molto giovane, e quindi mi ha... di riferimento, perché lei ha iniziato a illustrare. E quindi mi sono innamorata del suo stile, poi sapendo che comunque eravamo di età simile, mi ha sempre ispirata. E poi in realtà ce ne sono tantissimi. Tra l'altro, sulla mia pagina Instagram, se vuoi, nelle storie in evidenza, ho messo una storia proprio dove li taggo tutti. Quindi se vuoi andare a guardare lì, ci sono proprio tutti. Okay. Grazie. Grazie mille. Ho un altro paio di domande in realtà. Sì, veloci però, perché abbiamo poco tempo, scusa. Sì, scusatemi. E niente, come è iniziata la collaborazione con Logos Edizioni? Cioè, se possiamo chiamarla collaborazione. Beh, direi che è una collaborazione, sì, che c'è, perché tutti gli anni comunque Giulia almeno un libro me lo fa. Lo vuoi raccontare tu, Giulia, o... Sì, io mi ricordo esattamente come partecipato... Ecco, ho partecipato al concorso di Logos, che è della rivista Illustrati, e Elina mi ha contattato dopo. Sì, beh, non è stata solo... Parlo io, Giulia, perché tu sei fuori linea di nuovo. Sì. Non è stato solo una volta, ha mandato più cose e la verità che erano tutte molto belle, allora alla fine l'ho contattata, perché anche comunque Giulia ha uno stile molto suo, ha una maniera molto particolare di interpretare per la rivista il tema e poi di trasformarlo col suo stile e di rendere l'immagine non solo graziosa, ma anche divertente, vicina, allo stesso tempo c'è sempre una punta di malinconia che a me piace molto. Quindi sì, attraverso Illustrati. Adesso abbiamo Irene, che vuole fare una domanda. Ciao. Ma più che una domanda, io volevo ringraziarti tantissimo, perché io rivedo molte emozioni che a volte, un po' per stanchezza, un po' perché troppo forti, non riesco a rappresentare. E poi capita sempre una tua illustrazione che le risolve in poesia, in leggerezza, in semplicità, ed è una cosa che soprattutto dal lockdown non hai idea di quanto mi abbia aiutato moltissimo. Volevo solo ringraziarti. Tutto qua. Grazie mille, mi fa molto piacere. Proprio grazie. Bene, grazie Irene. C'è qualcun altro che vuole fare delle domande?
Io colgo l'occasione per ripetere l'annuncio. Se volete l'ultimo libro di Giulia dedicato, con il link che passa la regia, cioè Logos Edizioni, e potete comprarlo su libri.it, visto che non abbiamo lo stand, e mettete il nome prima della chiusura dell'acquisto. Se vi dimenticate, non vi preoccupate, mandate una mail a info@libri.it, gli scrivete: ah, scusate, ho fatto questo è il mio numero d'ordine, vorrei dedicare il libro a, e noi comunque lo facciamo. E Giulia, i tempi sono di circa una settimana, noi manderemo tutti i libri a Giulia ve li dedicherà, li firmerà, ce li rispedisce e noi ve li mandiamo a casa in tempi utili. E se volete acquistare gli altri, li abbiamo solo per oggi fino a mezzanotte, li potete comprare col codice che appare nella chat con il 20%, gli altri che non sono dedicati però. Bene, allora, una domanda di Cristiana. Ok, di Roger. Ci sono, mi sentite? Sì, ciao Cristiana. Ciao. Sì? Ciao Giulia, ciao. Noi ci siamo sentite anche pochissimo tempo fa su Instagram, perché ti ho fatto i complimenti, perché veramente i tuoi libri mi piacciono tantissimo e finalmente ti ho conosciuto, come ti avevo detto mi sarebbe piaciuto. E niente, volevo chiederti una curiosità: quanto tempo impieghi a illustrare un libro del genere? Perché sembra ci sia dietro un lavoro, cioè, molto impegnativo, e volevo sapere le tempistiche più o meno. Allora, diciamo che, cioè, io credo di essere abbastanza veloce. In media faccio due, cioè, allora, in teoria mi dico sempre che voglio farne una al giorno, poi alla fine arrivo sempre all'ultimo e ne faccio almeno due o tre se proprio sono in ritardissimo, però sì, cioè, nel senso, questo quando lavoro in digitale, ovviamente quando lavoro in manuale ci vuole un pochino più di tempo. Però diciamo che come stile è piuttosto veloce, ecco, perché alla fine, cioè, la matita è abbastanza istintiva, quindi non è una tecnica lunga la mia, sia in manuale che in digitale, però ovviamente in digitale è più veloce. Quindi diciamo, per fare un libro, bene o male ci metto un mesetto lavorando mezza giornata al giorno. Wow! Wow, però posso dire che di quando prende il libro lo legge svariate volte. Eh sì. Nel senso che prima di iniziare a disegnare io non l'ho mai vista prepararsi, però dalle mail che mi scrive: ah, l'ho letto, ah sì, aspetta che l'ho letto anche con mia mamma. Eh beh sì. Sono svariate letture che fa del libro, e poi naturalmente secondo me anche per quello è veloce, perché ormai l'ha fatto talmente suo che prende lo... semplicemente lo butta fuori. Eh sì. No? Grazie. Grazie a te. Allora, se non ci sono altre domande, io saluterei. Non so, c'è qualcun altro che vuol fare una domanda o fare un saluto a Giulia? Perché qualche minuto ce l'abbiamo ancora, se no... Noi durante la settimana faremo svariati altri incontri, oggi era il primo, proprio in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il nostro tanto amato Lucca Comics, che tra l'altro è una delle mie fiere preferite, perché è il posto dove, è strano a dirsi, ma ci sono più giovani e più giovani interessati ai libri rispetto alle altre fiere, quindi per me è molto motivante andare sempre. Mi è dispiaciuto un sacco, ci avevo sperato fino all'ultimo, mi è dispiaciuto un sacco che non si potesse fare, perché è diversa. Intanto non siamo dentro a un capannone in periferia, ma dentro una città viva e bellissima come Lucca. E poi, appunto, abbiamo tutti i nostri cari lettori che vengono e sono sempre molto entusiasti. Durante tutta la settimana faremo anche altri incontri e avremo Anna Paolini, Stefano Bessoni, Roger, Alessandra Manfredi, Nicolà Sarispe, domani purtroppo in spagnolo perché non riusciamo a fare la traduzione simultanea digitata. Prometto che quest'anno faccio un corso di dattilografia, così imparo a scrivere con due mani. E sì, bene. Allora vi ringraziamo a tutti per la presenza. Ringrazio Giulia. Grazie.
per averci regalato quest'ora e le svariate ore che impiegherà nel dedicare i libri. E buona serata a tutti. Faccio volentieri comunque, quindi. Grazie. Ciao.